Tutto il calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori, da Filippo Corsini più cordiale buon pomeriggio. Campionato a porte chiuse anche in Serie B, con il torneo che propone tra oggi e domani le partite della 28esima giornata. Serie B dominata totalmente dal Benevento di Pippo Inzaghi, che continua la sua corsa indisturbata in testa alla classifica. Benevento in campo solo nel posticipo di domani sera. Tra poco ci sarà spazio per le inseguitrici, a cominciare dal Frosinone, secondo in classifica. Sarà proprio lo stadio Benito Stirpe il campo principale di oggi. Dunque, per Frosinone Cremonese andiamo da Daniele Fortuna. Buongiorno dalla Benito Stirpe, stadio vuoto, stadio a porte chiuse, 40 operatori dell'informazione tra giornalisti, tecnici, fotografi, 150 persone in tutto, considerando anche le squadre, lo staff di Frosinone e Cremonese. Atmosfera piuttosto straniante, anche perché ci sono stati i cori diffusi dagli altoparlanti dello stadio, cori dei tifosi del Frosinone durante il riscaldamento delle due squadre. Temperatura rilevata a tutti quelli che sono entrati nell'impianto di Frosinone, precauzione necessaria. La partita adesso, perché la Frosinone è in un ottimo momento, a 47 punti, è secondo in classifica, ma la lotta per la promozione in Serie A è piuttosto agguerrita. Ci sono 6 squadre in 5 punti dal Frosinone, che ne ha 47, al Pordenone, che ne ha 42. Dall'altra parte invece la Cremonese, all'ennesimo cambio in panchina della propria stagione in settimana, è arrivato Bisoli, ha sostituito Rastelli. Cremonese invece, che in classifica è sotto in zona play-out, ha bisogno dunque di una risposta subito dopo la sconfitta in casa durante la settimana contro l'Empoli. Formazioni: la Frosinone giocherà con Bardi in porta, poi Brighenti, Ariaudo e Capuano, i 5 di centrocampo: Salvi, Rodien, Maiello, Haas e Beghetto, davanti Novakovic e Dionisi. La Cremonese 4-3-3 per cominciare l'esperienza di Pierpaolo Bisoli in panchina, Ravaglio in porta, poi Bianchetti, Ravanelli, Terranova e Migliore, Deli, Castagnetti e Valzania, davanti Parigini, Daniel Ciofani, grande ex per la prima volta con un'altra maglia qui a Frosinone, e poi Piccolo a completare il terzetto offensivo. L'arbitro è Fournò, gli assistenti Fiore e Tardino. Giornata di tempo mutevole a Frosinone, fa anche abbastanza freddo, però in questo momento c'è il sole. Distanze di sicurezza da rispettare per l'emergenza coronavirus in tribuna stampa, e dunque giornalisti e operatori a 2-3 metri di distanza l'uno dall'altro. Mentre attendiamo ancora l'arrivo del Frosinone e del Cremonese sul campo, c'è anche da dire della partita speciale per Daniel Ciofani. Sì, certo, non c'è pubblico, sarebbe stato meglio che ci fossero i tifosi del Frosinone per abbracciare l'ex, il cannoniere, il maggior cannoniere della storia del Frosinone, protagonista di due promozioni dalla Serie B alla Serie A, 211 presenze, 72 gol. Parte dall'inizio Daniel Ciofani, che con la Cremonese non ha avuto particolare fortuna in questa sua stagione, appena 2 reti segnate. Ritorniamo a Frosinone Cremonese. La partita è cominciata da 30 secondi, rischio immediato corso dal Frosinone con un rilancio del portiere Bardi che è terminato sul corpo di Daniel Ciofani, poi il pallone è terminato sul fondo, ma ha rischiato davvero grosso il Frosinone. Allora, rimessa dal fondo per i Trapani, 13:30 sul cronometro. Attenzione Corignoni, è Frosinone che interviene per segnalare il vantaggio della Cremonese con Parigini. Quando siamo arrivati al 13esimo, Frosinone 0, Cremonese 1, di nuovo a te. D'accordo Fortuna. E ritorniamo a Frosinone Cremonese. Una Frosinone svagato dunque, ha subito il gol che permette alla Cremonese di essere in vantaggio per 1-0 quando siamo arrivati al 14esimo. La rete è nata da una palla persa a centrocampo del Frosinone, poi se n'è andato via bene Piccolo sulla destra, il cross profondo sul secondo palo, è arrivato Parigini quasi indisturbato, ha colpito di testa, ha messo il pallone in rete alla prima vera occasione per la Cremonese, ma non che il Frosinone abbia fatto chissà che cosa, gestito il pallone a centrocampo ma non riesce a essere incisivo, soprattutto quando si tratta di arrivare al passaggio in profondità all'altezza dei 16 metri. Frosinone Cremonese.
19esimo, sempre 1-0 per la Cremonese, ma il Frosinone ha protestato molto un minuto fa su una occasione davvero clamorosa capitata sui piedi di Salvi, una cross dalla sinistra con l'esterno destro che si è presentato all'altezza del secondo palo, ha scagliato in porta, tiro violento, forse intervento a salvare la portiere della Cremonese Ravaglia di Migliore con una mano con un braccio. L'arbitro è stato circondato dai tifosi dai giocatori del Frosinone, ma ha comunque concesso soltanto il calcio d'angolo, calcio di punizione. Adesso ci sono due giocatori sul pallone, Beghetto con il sinistro o Dionisi, è proprio lui che fa la deviazione in calcio d'angolo da parte di Ravaglia, bel tuffo da parte del portiere della Cremonese che sventa il pericolo, manda il pallone in calcio d'angolo. Castagnetti smista di prima per Piccolo, area di rigore, Daniel Ciofani, e alla fine la scivolata provvidenziale da parte di Ariaudo con il pallone che termina in calcio d'angolo proprio lì nell'area di porta. Daniel Ciofani ha cercato di coordinarsi, è arrivato da dietro in scivolata e Capuano ha toccato il pallone, l'ha mandato in calcio d'angolo, primo corner della partita per la Cremonese. Il Frosinone ne ha battuti due, calcio d'angolo dalla bandierina di sinistra con i giocatori della Cremonese che vanno ad ammassarsi nell'area di porta davanti a Bardi, calcio d'angolo battuto sul secondo palo, prova a coordinarsi Valzania, non trova la porta con il suo sinistro in caduta mentre stava scivolando, occasione comunque per la Cremonese. Siamo arrivati alla 39esimo, Frosinone 0 Cremonese 1, calcio di rinvio battuto proprio dallo stesso estremo difensore Elan Castrati, raddoppio della Cremonese, ti chiedo scusa, con gol da centrocampo di Castagnetti, pallonetto a scavalcare il portiere della Frosinone e Bardi, tutti ad abbracciare Castagnetti, anche i giocatori della panchina. Frosinone 0 Cremonese 2, siamo arrivati al quinto della ripresa, a te. D'accordo Fortuna, torniamo a Frosinone dove la Cremonese, come raccontato in diretta su Empoli, ha trovato il raddoppio con un gran gol di Castagnetti praticamente da centrocampo su un pallone perso malamente dal Frosinone con Maiello. A Castagnetti ha rivolto lo sguardo alla portiere della Frosinone Bardi che era fuori dai pali e allora con il sinistro ha cercato la porta, lo ha scavalcato, Bardi ha cercato di precipitarsi per ritrovare la posizione ma è stato scavalcato dal pallonetto. Raddoppio della Cremonese che aveva cominciato bene il secondo tempo in grandissima difficoltà, adesso il Frosinone Cremonese si complica e di molto la partita per il Frosinone che giocherà i prossimi 35 minuti in 10 perché è stato espulso per doppia ammonizione Federico Dionisi. Tutto nasce da un'azione che stava per partire da calcio d'angolo per il Frosinone, forse un colpo che ha visto l'arbitro in mezzo all'area di rigore o magari una protesta, difficile dirlo da qui, la nostra postazione è piuttosto lontana rispetto al campo e comunque l'arbitro non ha avuto dubbi nonostante le proteste dei giocatori della Frosinone. Secondo giallo per Dionisi e Frosinone in 10 con la Cremonese che è in vantaggio per 2-0 quando siamo arrivati all'11esimo della ripresa e Cremonese che dopo il 2-0 aveva anche sfiorato il terzo gol, conclusione ravvicinata di Daniel Ciofani deviata in calcio d'angolo. Da quel calcio d'angolo poi è arrivata la seconda ammonizione e l'espulsione di Dionisi. Torniamo a Frosinone. Il possesso palla monotono, improduttivo del Frosinone, alternato con qualche lancio lungo che finisce sempre preda del portiere della Cremonese Ravaglia. Cremonese in vantaggio per 2-0 sul Frosinone quando siamo arrivati alla 33esimo e Cremonese che adesso prova ad attaccare, lo fa proprio col nuovo entrato con Palombi dalla sinistra, prova a convergere, la conclusione è altissima, finisce direttamente in curva. Bisoli continua ad arrabbiarsi con i suoi giocatori in superiorità numerica con il giocatore in più per l'espulsione di Dionisi, la Cremonese rinuncia ad attaccare, si limita ad aspettare le iniziative inefficaci, a dir la verità, del Frosinone. Ancora Frosinone Cremonese. 42esimo, 2-0 per la Cremonese, allarga le braccia uno sconfortato Alessandro Nesta perché il Frosinone non riesce a cambiare il ritmo, non riesce ad accelerare. Adesso però potrà battere un calcio d'angolo direttamente in porta con i pugni, allora il portiere della Cremonese Ravaglia, ma poi altro cross in mezzo, arriva il colpo di testa del numero 3 Capuano sul fondo, buona azione qui costruita dal Frosinone. Ravaglia se la prende con i propri compagni della difesa, poi va a parlare anche con
Castagnetti, qui troppo spazio. Ti chiedo scusa Daniele, c'è il pareggio dell'Empoli, l'autogol di Pagliarulo, a te. Grazie a Manuel Codignoni, il rilancio di Ravaglia sulla sinistra per il numero 19 Castagnetti, poi Cremonese che prova a portare il pallone ancora nella metà campo del Frosinone, Cremonese che era andata comunque vicina al 3-0 con Palombi, decisivo l'intervento con i piedi del portiere del Frosinone Bardi. Siamo arrivati al 43esimo, Frosinone 0, Cremonese 2. Frosinone. Siamo nel primo dei 4 minuti di recupero, la Cremonese è in vantaggio per 2-0 sulla Frosinone, ma ha rischiato tantissimo, ha rischiato di far rientrare in partita la squadra ciociara un paio di minuti fa, quando Novakovic è andato alla conclusione proprio all'interno dell'area di porta ed è stato decisivo l'intervento provvidenziale direi di Migliore, che è andato con il corpo a opporsi alla conclusione dell'attaccante del Frosinone. Bisoli arrabbiatissimo ancora adesso, va a inginocchiarsi per cercare di parlare con i propri giocatori, perché la Cremonese comunque ha giocato praticamente tutto il secondo tempo con la superiorità numerica per l'espulsione di Federico Dionisi, e comunque il Frosinone anche negli ultimi minuti ha cercato sempre di attaccare. Siamo arrivati alla 47esimo, Frosinone 0, Cremonese 2. Frosinone. Gli ultimi secondi perché l'arbitro sta per fischiare la fine della partita, lo fa in questo momento e allora vince la Cremonese, vince per 2-0, ma si è arrabbiato fino all'ultimo istante della sfida Pierpaolo Bisoli, che adesso va a salutare i propri collaboratori. Si interrompe dopo 9 partite la serie di risultati positivi del Frosinone, ultima sconfitta qui in casa contro il Crotone per 2-1, quel Crotone che sfila il secondo posto alla formazione allenata da Alessandro Nesta. I gol parigini al 13° del primo tempo, al 5° della ripresa il pallonetto da metà campo di Castagnetti per la vittoria per 2-0 della Cremonese sul Frosinone. Andiamo brevemente ai commenti, cominciando proprio dalla sconfitta interna del Frosinone contro la Cremonese. Daniele Fortuna. Sì, 2-0 per la Cremonese, ottimo il debutto del nuovo allenatore Pierpaolo Bisoli. Il Frosinone non perdeva dal 26 dicembre, sconfitta sempre qui in casa al Benito Stirpe contro il Crotone, quel Crotone che adesso scavalca la squadra di Nesta al secondo posto. Il Frosinone probabilmente ha avvertito molto la mancanza del proprio pubblico in questo stadio sempre molto caldo, è partito male e ha subito il gol del vantaggio della Cremonese subito alla 13esimo, rete di Parigini, poi ha cercato di reagire in qualche modo e ha protestato anche con qualche ragione, probabilmente per un tocco con il braccio di Migliore nell'area di rigore della Cremonese. Ravaglia è stato bravo su calcio di punizione su Dionisi, ma nel secondo tempo la Cremonese ha trovato immediatamente il vantaggio grazie all'ennesimo errore del centrocampo della Frosinone. Castagnetti ha trovato un pallonetto magico da metà campo, pallonetto che ha beffato il portiere della Frosinone Bardi, poi lì la partita è precipitata definitivamente per il Frosinone con l'espulsione per doppia ammonizione di Federico Dionisi. Cremonese che fa un piccolo salto in avanti in classifica, è sempre al quart'ultimo posto ma va a un punto dal Venezia. Cremonese che batte il Frosinone per 2-0. Studio.